Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Elia e oggi mi sono arrivati un bel po' di pacchi dalla nota azienda Orizo. E via con l'unboxing, ma prima sigla! Eccoci ragazzi, bentornati. Oggi mi sono arrivati vari pacchi dell'azienda Orizo, un'azienda italiana che fa scarpe da trekking, scarponi da escursione di altissima qualità a un prezzo eccezionale, io direi il best buy. Iniziamo ad aprire il primo pacco. Qua c'è il loro Deplian con tutte le promozioni estive. Hanno praticamente di tutto, dalle scarpe basse, scarpe più alte, fino agli scarponi, a tutti gli accessori che riguardano le calzature, sia per uomo che per donna, per tutti gli utilizzi di montagna, bosco e oltre, e anche street. Qui ci sono delle calze antisudore, delle altre calze tattiche estive, e un bellissimo portascarpe verde militare con anche la retina per la traspirazione nel caso siano umide o altro. E qui invece troviamo i portastivali veramente belli, fatti bene. Via con il secondo pacco. Questa è una scarpa bassa da trekking con la garanzia Orizo 2 anni su qualsiasi problema che può incontrare la scarpa anche nel normale utilizzo, quindi entro 2 anni se vi si rompe la suola, vi si buca, entra dell'acqua perché sono impermeabili, Orizo dà la garanzia assoluta, riparazione o sostituzione, l'avete qua nella garanzia dietro. Quasi tutte le loro scarpe hanno la suola Vibram, quindi già questo ne nota altissima qualità, e quasi tutte sono altamente impermeabili, vestono veramente bene, sono un ottimo prodotto. In più c'è scritto tutta la cura e manutenzione, sono veramente belle. Andiamo al terzo pacco, molto più grosso degli altri, sempre il loro catalogo con tutti gli sconti, novità. Hanno veramente una marea di soluzioni adatta a tutti, anche zaini, ghette, tutte le suole traspiranti, lo spray impermeabilizzanti, la crema. E adesso ci sono i saldi estivi. E qua all'interno del pacco troviamo gli scarponi Denali marroni, credo un vero gioiellino. Ho scelto queste perché io, facendo caccia fotografica, come ben sapete, ho bisogno di una scarpa che mi protegga in qualsiasi terreno, esso sia nevoso, acquoso, devo guardare un fiume, devo andare dentro degli sterpagli, quindi li ho presi alti. Sono 4 stagioni, quindi vanno bene sia dalla primavera, autunno, estate, inverno. Hanno la suola sempre Vibram, una suola bellissima, molto resistente. Sono waterproof e altamente traspiranti. Sono fatti in pelle di altissima qualità e donano leggerezza alla camminata. Ho acquistato questi stivali perché l'azienda la conoscevo già e li ho provati per molti molti anni e li utilizzo. Vi faccio vedere che nel mio armamentario per la wildlife photography ho altri loro scarponi, questo qua è un altro scarpone sempre dell'azienda Orizo, un po' più economico perché non ha la suola Vibram. Questo ce l'ho da circa 5 anni e mezzo, mi ha sempre guidato, non mi ha mai fatto scivolare, è veramente un ottimo prodotto. Questo qua ha una qualità molto più bassa rispetto a questo. Ne ho anche un altro di modello. Eccolo, questi qua sono praticamente devastati, addirittura sono del 2012, hanno 10 anni, si era staccata la suola perché anche questi qua non erano Vibram,
l'ho fatta ricucire, ma l'interno, la pelle, tutto, il water resistant è ancora garantito dopo, pensate, 10 anni. Dopo questa piccola introduzione, volevo parlarvi della calzatura ideale per la wildlife photography. Cosa deve avere, cosa non deve avere, quali devono essere, eccetera. Allora, parto dal presupposto che la calzatura è ideale non esiste. Non esiste perché ogni fotografo wildlife è a sé. C'è chi fa appostamento, c'è chi come me fa caccia vagante, eccetera. Quindi io vi consiglio sempre di avere una scarpa bassa come quella che avete visto prima. Questa, per andare nei capanni, per andare a fare del trekking leggero su sentieri, per fare appostamento, affiancandolo a uno stivale alto, non di quelli medi perché è praticamente uguale a una scarpa, ma di quelli alti che vi permettono di guardare un fiume, di andare sulla neve, e ovviamente entrambe le calzature devono rispettare, rispecchiare diciamo alcune caratteristiche da comune, ovvero una suola deve essere eccellente, devono essere relativamente 4 stagioni, perché se vi prendete uno scarpone invernale lo userete quei 2-3 mesi, poi tutto il resto del tempo resterà fermo, e per me è una spesa inutile, mentre conviene comprare un 4 stagioni con delle calze adatte, quindi calze invernali, termiche, calze primaverili e calze estive anti-sudore. Un'altra cosa che volevo soffermarmi, che ricorda anche Horizon nel suo librettino della cura e manutenzione, è che è importantissimo negli scarponi in pelle curare la pelle. Come si cura la pelle? Ovviamente dopo l'utilizzo, se si sporca di terra o altro, si lava, si sciacqua senza usare detergenti aggressivi, basta usare l'acqua. Mai lasciarli sotto al sole o oltre la temperatura di 60 gradi, perché molti componenti sono incollati oltre che cuciti, e col tempo il calore è deleterio per la colla e tutti i polimeri plastici. Vanno sempre usati almeno una volta l'anno, perché se lasciate la plastica ferma per 1 o 2 anni si sbriciola. E come vedete, qua ci sono proprio due opposti, scamosciato e non. Vi faccio vedere cosa bisogna utilizzare per proteggere la pelle quando si ripongono per molto tempo e mantenere la pelle morbida e resistente all'acqua. Io utilizzo questi due prodotti, praticamente un grasso lucido che si applica, ve lo faccio vedere dentro, che si applica con un pannetto dopo il lavaggio. Quindi andiamo a lavare lo scarpone, lo facciamo seccare bene per una giornata, ripeto, non al sole, ma ad evaporare naturalmente l'acqua. Si possono lavare anche dentro, togliendo la soletta. Una volta che è secco, con uno straccetto si va a pulire e a strofinare con una piccola punta di grasso tutta la parte esterna di pelle. Mentre per quanto riguarda questo tipo di scarpe, o scarpe più sintetiche con meno pelle, conviene assolutamente usare gli spray a lunga durata impermeabilizzanti. Come si applicano questi spray? Si applicano sempre con la scarpa pulita, secca, non si danno internamente ma si danno solo esternamente. Si va proprio a spruzzare un'abbondante quantità, poi si attende 15-30 minuti che si secca e la parte volatile evapora, rimanga solo il film protettivo. Si ridà una seconda applicazione, si aspettano altri 15-30 minuti, per finirsi da una terza applicazione. Questa è la prima volta che viene utilizzato. Poi, periodicamente, in relazione a quanto lo andate a utilizzare, quante volte lo lavate, eccetera, si dà sempre un'applicazione a scarpa pulita. Il grasso nello scamosciato può dare qualche problema, ovvero si impasta, macchia, andate in macchina, se mai toccate la tappezzeria si lascia una rigata di sporco, di unto. Non conviene usare il grasso lucido se non in questo tipo di calzatura. Mentre lo spray si può usare anche nella pelle lavorata, per
però rimane poco perché non penetra e rischia di seccarla perché è molto più dura. Bene, detto questo, andate a vedere il sito di Horizon che vi lascio in descrizione. E detto questo, alla prossima. Ciao, grazie a tutti, ciao.